DJI ha rivoluzionato il mercato con questo prodotto. Non conosco nessun professionista del settore che non ne abbia uno. Lo utilizzo in ogni video e dopo un anno e mezzo vi presento la seconda versione dei DJI Mic. In questo episodio scopriamo le novità e le migliorie. I DJI Mic si contraddistinguono per la loro facilità d'uso e per essere plug and play. Proprio così, basterà estrarre il ricevitore e uno dei due trasmettitori o entrambi, come si può notare, senza aver fatto alcun tipo di accoppiamento è già operativo, e questo nell'uso di tutti i giorni fa la differenza. Grazie ai connettori e non solo in dotazione potremmo collegarli a qualsiasi videocamera, da una mirrorless action cam a uno smartphone. Passiamo ad un rapido unboxing. Ecco come ci arriverà il DJI Mic 2. Sul retro troveremo le principali novità e cosa si cela all'interno della confezione. Apriamolo. Un simpatico astuccio per il trasporto, si apre a fisarmonica e all'interno manuali di istruzioni, un cavo USB-A a USB-C, ci servirà sia per caricare i microfoni ma anche per trasferire i dati. E qui protezione antivento, un cavo per connettere alla camera i microfoni da 3,5 mm, alcuni simpatici adesivi marcati DJI, il case rivisitato ancora più premium con un bel logo DJI sulla parte superiore. Sul retro entrata USB di tipo C per ricaricare e sulla parte anteriore i 4 LED di stato. All'interno i due trasmettitori di nuova generazione e il ricevitore. Immancabile connettore Lightning e USB di tipo C. Facciamo un po' di spazio perché si potrà acquistare anche solo un trasmettitore e questo ha molto senso, dopo vi spiegherò il perché. In questo caso il trasmettitore in colorazione bianca, indossato su una t-shirt bianca o una camicia bianca non si vedrà. Per indossarli ci sono due modalità: la prima utilizzando una semplice clip, comodissimo; la seconda invece tramite questo magnete, rispetto alla versione precedente più massiccio e più potente. Si posiziona il magnete sotto l'indumento ed è fatto. Sicuramente l'aspetto più importante, essendo dei microfoni, è la qualità dell'audio che registrano. In questo istante sto indossando i DJI Mic 1 che hanno un audio spettacolare. Proviamo i DJI Mic 2. DJI Mic 2 indossati, nel frattempo è scesa anche la nebbia su Milano e cosa dire, io li ho già testati e sì, hanno avuto un miglioramento per quanto riguarda la qualità dell'audio e avremo un audio più pulito, più cristallino, la nostra voce si sentirà meglio. Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti se avete sentito una differenza della qualità dell'audio tra i DJI Mic 1 e i DJI Mic 2. Sicuramente due ottimi prodotti. Con questo modello avremo una qualità dell'audio, a mio parere, ancora superiore. Ottimo. Scopriamoli un po' più da vicino. Sicuramente il case completamente in metallo risulta più resistente e al tatto più professionale. Hanno aggiunto un tasto fisico per permettere l'apertura, una sicurezza in più. Proprio come sul modello precedente, tutto all'interno è assicurato magneticamente. Questo farà in modo che sia tutto più organizzato e anche semplice da riporre. Case che funge anche da base di ricarica. E allora fermiamoci un attimo per parlare di autonomia. E si passa da un'autonomia di 15 ore dei DJI Mic 1 a un'autonomia di 18 ore complessive con i DJI Mic 2. Qualora non li ricaricassimo, hanno un'autonomia di 6 ore. Sicuramente il trasmittente ha un design molto più all'avanguardia, con le componenti in bella vista che rendono sicuramente tutto più interessante. La capsula del microfono è sicuramente più grossa rispetto al modello precedente, nonostante ciò risulterà più leggero di 2 grammi e in mano si sentono.
Passiamo al ricevitore, sicuramente molto interessante. Come si può subito vedere, troviamo la porta dell'output rossa. Finalmente non ci sbaglieremo più. Sul ricevitore sono presenti dei preset in base alla camera che utilizziamo. Se entriamo nelle impostazioni del ricevitore, iconcina fotocamera, potremo scegliere marca e modello in modo tale che imposterà il gain adeguato alla fotocamera che utilizziamo. Comodo per non impazzire e cercare il giusto gain. Sul retro una slitta con questo sportello con un'ottima frizione, dove inseriremo o l'attacco Lightning oppure l'attacco USB di tipo C per connetterla a qualsiasi dispositivo supportato. In questo modo colleghiamolo allo smartphone e siamo pronti per utilizzare i DJ Mic 2. Ma c'è una novità: potremo connettere direttamente tramite Bluetooth il trasmettitore, ed è per questo che all'inizio dell'unboxing vi ho detto che avrebbe senso comprare solamente un ricevitore. Come fare? Teniamo premuto il tasto di registrazione per alcuni secondi fino a quando il LED diventa blu, dopodiché premiamo il tasto di pairing fino a quando non lampeggia. In questo modo ci spostiamo sullo smartphone, nelle impostazioni del Bluetooth colleghiamo i DJ Mic 2 connesso. L'unica cosa è che dovremo utilizzare app di terze parti. In questo caso sto utilizzando l'app di Moment. Questo è l'audio registrato direttamente dallo smartphone tramite Bluetooth. A mio avviso perde un po' la qualità rispetto ad utilizzare il ricevitore. Tramite Bluetooth lo potremo collegare anche ad altri dispositivi, come ad esempio l'Action 4, il DJI Osmo Pocket 3 oppure altre Action Cam che supportano la connessione tramite Bluetooth. La modalità con la quale ci interfacciamo col menu è leggermente cambiata. Sì, si potrà utilizzare il touch come sul modello precedente. Lo schermo è stato rivisto e ingrandito, ora è di 1,1 pollici e in più è stata aggiunta questa ghiera per spostarci più comodamente all'interno del menu e potremo utilizzarlo anche come tasto per dare un ok. Se ci spostiamo sulla parte inferiore troveremo una slitta fissa, non si potrà più togliere ed è davvero molto comoda da inserire su qualsiasi mirrorless o camera che possiede un ingresso per una slitta. Se possedete Sony, prossimamente sarà anche disponibile un accessorio per portare i dati digitali attraverso la slitta, proprio come se utilizzassimo un microfono Sony. Super comodo per non avere cavi in giro. Essendo dei microfoni wireless, che range operativo hanno? Sulla carta 250 metri in modalità FCC e 160 metri in modalità CE. Direi di camminare e scopriamolo. Non so quanto mi possiate vedere, ma sono esattamente a 120 metri di distanza dal ricevitore. Sicuramente avere un segnale così solido ci garantirà di registrare un audio pulito anche in condizioni di forte inquinamento dovuto a reti wifi, altri microfoni e a tutte le varie infrastrutture di trasmissione. Per mostrarvi la prossima nuova funzione mi serviva un luogo con tanto rumore di sottofondo, e cosa c'è di meglio che la Piazza dell'Uomo? Ora attiviamo il nuovo algoritmo con riduzione del rumore intelligente. Swipe verso l'alto, attiviamo la funzione, ci accorgeremo che è inserita perché rilascia un piccolo feedback con una leggera vibrazione. Riduzione del rumore attiva, come si sta comportando? Un attimo di silenzio. Sicuramente super super comoda per tutti coloro che sono soliti a registrare in situazioni come queste oppure in situazioni ancora più complesse. Uno swipe verso l'alto, si attiva la riduzione e si risolve il problema. Un'altra chicca è il fatto che potremmo impostare lo spegnimento del microfono quando spegniamo la nostra fotocamera, oppure quando l'accendiamo il DJI Mic ricevitore si accenderà in automatico, il trasmettitore dovremmo accenderlo noi. Comodissimo. Un detto diceva che prevenire è sempre meglio che curare. All'interno dei microfoni è integrata una memoria interna di 8 GB. Questo ci permetterà di registrare la traccia audio all'interno del microfono. Sui DJI Mic 1 era a 24 bit,
ora 32 bit. Questo ci permetterà anche di fare un lavoro di post produzione sulla traccia audio non indifferente. Con 8 GB di memoria potremo registrare fino a 14 ore. Come ultima cosa passiamo ai prezzi. Per la versione completa, quella che avete visto nell'unboxing, 349 euro. Sicuramente non sono pochi, ma per un prodotto di questo tipo è il suo prezzo. Potremmo scegliere anche una versione più compatta e più economica, 219 euro per il trasmettitore e il ricevitore con tutti gli accessori dedicati come connettori eccetera. Forse la versione più a fuoco per tutti coloro che non hanno necessità di realizzare delle interviste. Potremmo acquistare separatamente un trasmettitore a 99 euro ed è disponibile in due colorazioni. Finalmente sarà disponibile alla vendita il lavalier di DJI, non dovremo più utilizzare lavalier di terze parti. L'entrata per il lavalier si trova sopra al trasmettitore. Il prezzo è di 39 euro, più che accessibile, soprattutto se vogliamo una configurazione un pochino più stealth. Concludendo, i DJI Mic 2 sono sicuramente la migliore soluzione tuttora presente sul mercato. Se avessimo i DJI Mic 1, conviene fare il passaggio? Dipende, se è la nostra professione assolutamente sì, se li utilizziamo costantemente assolutamente sì, queste due tre migliorie e soprattutto la qualità audio elevata fanno sì che sia giustificato il passaggio. Se siamo dei videoamatori, i DJI Mic 1 sono sicuramente un'ottima soluzione ancora oggi. Spero che questo episodio vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate dei Mic 2 qua sotto nei commenti e noi ci vediamo anche su Instagram per rimanere aggiornati su cosa faccio, cosa combino e perché no interagire con sondaggi e quant'altro. Alla prossima avventura, al prossimo episodio. Ciao!